Siamo collegati con padre Damiano Puccini che con la sua missione è proprio nella diocesi di Beirut. Allora la domanda prima urgente è qual è la situazione oggi a pochissimi giorni dalla grave strage, forse attentato al porto di Beirut. Un saluto a tutti, la Sua Eccellenza il Cardinale, Monsignor Zuppi e a tutti gli amici della Diocesi di Bologna, ringraziando sempre per la vostra sollecitudine e vicinanza. E la situazione è di grandissima emergenza, insomma, anche il nostro Patriarca, il Cardinale Rai, per questo ha scritto una lettera un po' a tutti i capi del mondo, implorando ecco, l'aiuto, in quanto questo attentato ha messo in ginocchio in maniera veramente decisiva, ecco, tutta l'economia del paese che aveva nel porto il suo unico punto di accesso di viveri e di tutto il materiale. La vostra missione come si sta muovendo in queste ore drammatiche? E la nostra missione è già da tempo, come segnaliamo sui nostri notiziari, impegnata ecco, su queste emergenze. E colgo ecco, l'occasione veramente per ringraziare ecco, il Cardinale, la vostra ecco, diocesi per aver contribuito e permesso di alleviare queste emergenze finanziarie e ecco, economiche. Quindi già siamo ecco, in un processo che si è diventato acuto negli ultimi mesi. Da ottobre è iniziato il rallentamento del dollaro e quindi la moneta locale lo ha dovuto pagare sempre di più, da 1.500 lire in poi. Siamo arrivati nell'ultimo mese a punte di 8-9 mila lire, insomma, quindi i prezzi sono tutti moltiplicati anche per 4. L'attentato e anche l'emergenza del Covid hanno reso anche proprio difficilissimo anche il reperimento di quelli che sono i generi alimentari. Ecco, già il capo del governo all'inizio di giugno parlava di difficoltà per i libanesi di procurarsi un po' di frutta o un po' di carne. Ecco, e oggi si leggono nella cronaca rapine per un po' di latte per bambini oppure per pannolini. Ecco, per dire. Quindi noi come missione ci muoviamo in questo momento su tre livelli, con gli aiuti arrivati dall'Italia, che sono ecco, gli unici. Continuiamo con la nostra cucina a livelli molto più bassi, perché anche l'Italia ha una grandissima emergenza, insomma, per quello che è dal Covid. E poi per questo, mentre la cucina, oltre che dare del cibo a chi non ne aveva, integrava anche nell'alimentazione coloro che mangiano solamente panini, tanto per intendersi, piccole focacce. Ecco, ora siamo a dover prendere i sacchi di farina e fare dei sacchettini più piccoli di 1 chilo, li compriamo ecco, da un quintale a 50 kg, ecco, lo stesso di legumi, riso, ecco, e cerchiamo in questo modo di creare degli approvvigionamenti. Il terzo livello, ecco che questi approvvigionamenti noi siamo a 20 km dal luogo dell'attentato o di quello che meno si è verificato sempre di più come un evento improgrammabile, sicuramente negativo. Ecco, e senza voler da parte mia, mi scuso della parola, dare un'interpretazione dei fatti, ma insomma assomiglia ecco, a tanti episodi simili avuti. Ecco, quindi ci portiamo sul posto per aiutare in questa fase di rimozione delle macerie perché ancora, e qui parlo della mia parrocchia dove faccio da viceparroco, ecco, c'è un ragazzo che era un pompiere, la seconda esplosione ancora non si trova nel corpo, non si ha nessuna notizia di lui e della sua squadra, per dire. Quindi siamo, ecco, impegnati anche, in questo. Le comunità cristiane come stanno vivendo questi mesi e questi giorni? Le comunità cristiane sono veramente ecco, a terra perché guarda caso ecco, anche in queste zone cristiane non è la prima volta che si verificano eventi del genere. E innanzitutto, prima di tutto, oltre che i danni sulle persone, ecco, perché come sapete insomma, le cifre sono incredibili, ecco, dei morti, dei feriti, ecco, quindi la devastazione delle case, tre ospedali sono stati in pratica inservibili perché lo spostamento d'aria ha così creato, mandato tutti i vetri in frantumi, tutte le apparecchiature e
diverse chiese anche nel dintorno, perché intorno al porto c'è tutta la zona cristiana, diverse chiese, compresa la cattedrale, sono fortemente danneggiate, insomma, proprio non hanno quel tetto. E quindi per il cristianesimo si apre sempre di più, ecco, lo spettro delle migrazioni, insomma, questo è quello che la gente, ecco, avverte con grande dolore, ecco, di sentire di non nella propria terra, ecco, nella quale si è sempre vissuto non come una minoranza, ma con un senso di cittadinanza vera, ecco, il sentire di non che la situazione sfugga di mano. Come concretamente si può aiutare la sua missione? Concretamente, innanzitutto, per noi vale sempre, per noi, da partire da noi, la prima testimonianza, che è quella del Vangelo. È quella di difendere il cristianesimo non certo, ecco, semplicemente o in maniera, ecco, in reazione istintiva, ma cercando di portare il Vangelo dentro se stessi e quindi far capire a tutti che anche nell'agitazione, ecco, i poveri che usano bene il tempo, ecco, i poveri che usano bene le parole senza, ecco, inveire, i poveri che vivono il perdono, quindi vengono con noi a visitare poveri degli altri gruppi. Questo è questa testimonianza per la quale il cristianesimo può dare, ecco, la bellezza di questa novità cristiana. Ecco, ricordo tantissimo anche ora, nonostante che in Libano non mancano momenti di tensione, di barricate, quando si creano queste manifestazioni, anche islamici, ecco, che ci aiutano a far passare gli aiuti della cucina per poveri di tutti i gruppi. Ecco, innanzitutto per noi è il linguaggio a livello locale in cui la Chiesa sia un segno in cui non, ripete, non cede alle strumentalizzazioni, accusando a destra o a sinistra, cercando, ecco, di accogliere tutti e far capire, ecco, che si possa ripartire, perché quando c'è la grazia di Dio, quel poco che si ha si divide sempre. Quando non c'è la grazia di Dio, si incomincia a inveire, a abbaiare, a accusare, mentre, ecco, tutto quello che oggi si denuncia, la corruzione della classe politica, inizia sempre dal piccolo, dalla mancanza di conversione. Questo è quello che ci diciamo, per cui si chiede ai poveri sempre di rinunciare, perché c'è sempre chi sta peggio di te. Se lo guardi con il cuore, ecco, con il cuore di Cristo, allora, ecco, hai quel sorriso, quella pazienza dello stare accanto, che, ecco, prima ancora di dare un aiuto materiale, comunica una salvezza di Cristo che hai incontrato. Questo è per noi prioritario e lo diciamo a noi stessi e lo diciamo a tutti. Poi concretamente, è chiaro, purtroppo le merci ora non possono sicuramente arrivare, non sono affidabili, ecco, tutto quello che è possibile, insomma, avere, ecco, per il cibo. Noi, guarda caso, abbiamo un segno enorme della provvidenza, che è quello che stiamo sistemando, grazie a degli amici di Firenze, insomma, una fondazione ci sta dando degli aiuti per sistemare questa piccola casa accanto alla nostra cucina, come il centro sanitario, come luogo, ecco, per queste emergenze, per i test, per droga, AIDS, ecco, alcol, rifugio notturno, insomma, un appartamento in cui si può fare anche un po' di sostegno per bambini, ecco. Tutto quello, ecco, che in denaro ci può permettere di, ecco, comprare la materia prima del cibo e delle medicine, ecco, è più che per noi indispensabile, in quanto siamo, ecco, in una situazione nella quale non solo la moneta ha perso più dell'85% del suo valore, non solo ci troviamo nella nostra zona in cui Save the Children ha dichiarato che ci sono, c'è un mezzo milione di bambini nella nostra zona di Beirut, dal porto in giù, che da qui a Natale sono a rischio di sopravvivenza. Questo l'ha dichiarato già prima, ecco, dell'incidente, dell'esplosione. E poi, insomma, tutto il dramma umanitario che si vede di persone, ma che noi le incontriamo sgomente, ecco, che non hanno avuto possibilità nemmeno di curarsi, ecco, insomma, il sangue in faccia, tutto perduto. Ecco, noi cerchiamo sempre i più poveri, le persone disponibili al legame che dicevo prima, e si chiede sempre l'aiuto, ecco, e la pubblicità, perché il cristianesimo, ecco, possa sempre, ecco, diffondere, ecco, questa sua presenza, ecco, questa sua vicinanza ai poveri di ogni appartenenza,
di ogni religione, di ogni provenienza. Grazie padre Damiano e ci terremo informati, insomma, saremo in contatto per vedere gli sviluppi. Grazie. Sì, grazie a voi per la vostra vicinanza e attenzione. Un caro saluto a tutti.